Custodire genuino e pulito il proprio cuore, 200 giovani della diocesi alla giornata montana della gioventù. L'abitudine uccide l'ascolto. Alla prima giornata della formazione per operatori pastorali, l'intervento della docente Chiara Michelini. Dall'ascolto alla relazione con gli altri, al secondo incontro per la formazione per gli operatori pastorali, l'intervento di Giuseppe Dardes di Caritas Italiana. Riaperta al pubblico la chiesa di Sant'Arcangelo, la serata è stata impreziosita da uno degli appuntamenti dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano. Oltre 3.000 persone alla festa del socio della banca di credito cooperativo, assegnati bonus bebè e medaglie. Bentrovati a questa edizione del TG Web. 200 giovani provenienti da tutto il territorio diocesano si sono ritrovati domenica 13 settembre per la giornata montana della gioventù. Dalla località di Caprile sono saliti fino al rifugio Cupa delle Cotaline, dove dopo l'accoglienza iniziale e la preghiera sono partiti in direzione Vetta del Catria. Durante la camminata i giovani hanno riflettuto sul messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale della gioventù. Nell'omelia ai giovani il Vescovo Armando, dopo una puntuale riflessione sul Vangelo della liturgia domenicale, si è soffermato sul tema della GMG, Beati Puri di Cuore, invitando tutti a custodire genuino e pulito il proprio cuore, cercando di evitare tutti quegli atteggiamenti inquinanti che ci allontanano da Dio e dall'altro. Infine Don Steven Carboni, responsabile diocesano del servizio di pastorale giovanile, ha ricordato e consegnato a tutti gli appuntamenti del nuovo anno pastorale, specificatamente dedicati ai giovani della chiesa di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola. E dal Catria ci spostiamo al centro pastorale diocesano, perché sabato 12 settembre si è tenuto il primo appuntamento con la formazione per gli operatori pastorali. La prima giornata è stata dedicata al tema dell'ascolto. Vediamo il servizio. Si è aperta, trattando il tema dell'ascolto, la prima delle tre giornate per la formazione degli operatori pastorali, organizzate dall'ufficio catechistico, dalla Caritas diocesana, dall'ufficio diocesano di pastorale familiare, dall'associazione La Famiglia, dal consultore La Famiglia e dall'ufficio diocesano di pastorale giovanile. A relazionare sul tema, introdotta da Don Giuseppe Cavoli, direttore dell'ufficio catechistico diocesano, è intervenuta Chiara Michelini, dirigente scolastica, docente di pedagogia della formazione primaria, coordinatrice di tirocini presso Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Urbino. L'ascolto si realizza innanzitutto, ha sottolineato Michelini, in una situazione di quiete, di eliminazione e svuotamento di stimoli e disturbi interni ed esterni a noi. Condizione necessaria per l'ascolto è senza dubbio l'intenzione. Chiara Michelini ha proseguito nella definizione dell'ascolto e dell'importanza di saper ascoltare in ogni ambito, da quello educativo a quello pastorale. Non esiste un ascolto individuale: se ciò che noi abbiamo sentito non è per noi oggetto di riflessione, non interloquiamo con l'altro, non possiamo parlare di ascolto. La Michelini si è soffermata poi sugli elementi che disturbano il nostro ascolto, elementi che possono essere esterni, ovvero il poco tempo, le distrazioni, i troppi stimoli, oppure interni, le precomprensioni, le credenze, l'efficientismo, gli schemi, le prospettive di significato e le abitudini. Più siamo abituati a una situazione, meno ascoltiamo. L'abitudine uccide l'ascolto. In ultimo, Chiara Michelini ha posto l'attenzione sull'ascolto come percorso, il cui primo passo è proprio l'intenzione. E rimaniamo ancora sulla formazione per gli operatori pastorali, perché lunedì 14 settembre si è tenuto il secondo appuntamento. Relatore Giuseppe Dardes di Caritas Italiana. I particolari nel servizio di Matteo Itri. La relazione alla base dell'opera pastorale, non solo il titolo del percorso formativo proposto a livello diocesano per gli operatori pastorali, ma un vero stile di vita. Proprio sul tema della relazione si è contraddistinto l'incontro di lunedì 14 settembre, quando presso il centro pastorale di Fano è intervenuto Giuseppe Dardes, voce autorevole di Caritas Italiana, da ormai diverso tempo impegnato nel rilanciare l'impegno educativo della realtà per cui lavora, partendo proprio dal coinvolgimento della famiglia. Entrando in relazione con gli altri che si conosce meglio se stessi, questa è stata l'affermazione con cui il relatore dell'incontro ha preso la parola, facendosi portavoce della sua esperienza pluriennale in Caritas
Caritas Italiana, Dardes ha poi proseguito sviluppando questo importante concetto in cui, come soggetti centrali della riflessione, vi sono le relazioni fra se stessi e gli altri. Colui o ciò che è straniero costituisce quell'elemento di frizione in grado di rompere il nostro equilibrio, ha detto Dardes, e aprirci all'incontro permettendoci di acquisire una nuova coscienza di noi stessi. In questa apertura poi l'ascolto rappresenta la più efficace forma di postura esistenziale. Il prossimo appuntamento è per martedì 22 settembre, sempre alle ore 20:30, presso il Centro Pastorale Diocesano di Fano, facendo tappa per l'imperdibile appuntamento dell'Assemblea Pastorale di sabato 19, quando il Vescovo Armando fornirà le indicazioni per il nuovo anno pastorale ormai alle porte. Dopo i lavori di sistemazione e restauro è stata riaperta al pubblico la chiesa di Sant'Arcangelo. I particolari nel prossimo servizio. Tantissimi fanesi non hanno voluto mancare venerdì 11 settembre alla riapertura al pubblico della chiesa di Sant'Arcangelo dopo i lavori di sistemazione e restauro. Un evento che è stato impreziosito da uno degli appuntamenti più originali della 42esima edizione dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano. In tanti infatti sono intervenuti alla serata non solo per ammirare questo piccolo gioiello del centro storico fanese, restaurato grazie all'8x1000 donato alla Chiesa Cattolica, ma anche per ascoltare le splendide voci del coro giovanile delle Marche, del quinto elemento da Prato e del quarto Naldalla Germania. Sono onorato, ha sottolineato il Vescovo Armando presente all'appuntamento, di poter riaprire alla cittadinanza questo luogo dopo un restauro impegnativo. L'arte è un bene pubblico, insieme alla musica e alla pittura elevano l'anima. Presente alla serata anche il sindaco di Fano Massimo Seri, il quale ha sottolineato il felice connubio fra arte e musica. Una serata all'insegna della convivialità per oltre le 3.000 persone che hanno preso parte alla festa del socio della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Ce ne parla Marco Gasparini. Sabato 12 settembre al CODMA si è svolta la festa del socio della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Premiati alla presenza delle autorità cittadine e del Vescovo Monsignor Armando Trasarti, i figli neonati di soci e dipendenti con la consegna di ben 112 bonus bebè del valore di 250 euro ciascuno. Riconoscimenti anche ai 16 soci entrati nella compagine sociale nell'anno 1972 per la loro fedeltà e partecipazione. Immancabile a seguire l'attesissima cena con i piatti tipici preparati dalla cooperativa Tre Ponti e dalla Proloco di Cartoceto e di San Costanzo e la musica dell'orchestra Gioselito con la premiazione dei vincitori dell'11° trofeo di bocce BCC Fano. Soddisfatto il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano, Romualdo Rondina, a cui abbiamo chiesto il perché di questa festa. Siamo in compagnia del presidente della Banca di Credito Cooperativo di Fano, Romualdo Rondina. Presidente, anche quest'anno la banca si impegna in questa festa del socio, che non è solo una festa ma è un modo anche per entrare in contatto con i soci e con tutti coloro che girano, gravitano attorno alla banca. Sì, ormai questa è una festa che è diventata proprio stabile, anche nel modo, io vedo come la gente, quelli che sono i bambini, i soci da premiare, arrivano, stanno a sentire gli altri, arrivano proprio sprombattuto per andare a mangiare, però è anche l'occasione, io vedo che si formano dei gruppi per passare una serata in modo diverso. Poi qui ci ha benedetto anche il tempo, perché ieri è un po' freddo, oggi è molto caldo, quindi sicuramente è diventata una festa istituzionale, non possiamo certamente toglierla, però fa parte, diciamo, di quella mutualità riferita ai soci, riferita proprio allo stare insieme, che sicuramente crea anche uno spirito di corpo nella compagine sociale. Abbiamo sentito anche in alcune affermazioni dei soci anziani sentir dire: se non c'era la banca non avrei fatto la casa, ma si parla ovviamente di decine di anni fa, però questa è la storia della nostra banca, una banca che è radicata in questo territorio e che vorremmo mantenere come caratteristica, perché poi si sta discutendo di una riforma anche del credito cooperativo per realizzare più concentrazione, e questo qui però potrebbe sicuramente
non essere coerente con quello che è lo spirito delle banche di credito cooperativo, che sono nate per i territori, erano per le parrocchie, ora adesso per i territori, va bene, più comuni messi insieme, ma assumere le caratteristiche di una banca che è sportello di una realtà più grossa, credo che sarebbe far morire il credito cooperativo. Ecco, l'essere banca piccola quindi non è solo un problema ma una risorsa, perlomeno finora, per le banche di credito cooperativo. Ecco, piccola bisogna vedere, perché poi in effetti una dimensione minima, un'attenzione anche a quelli che sono obiettivi di efficientamento, di organizzazione, questo è necessario, però senza creare, senza dover scimmiottare i grossi gruppi, perché questo qui non ci porterebbe totalmente fuori. Ecco, alla festa del socio abbiamo visto anche dalle immagini tanti bonus bebè, un'attenzione particolare dunque anche alla famiglia. Ma certamente, le banche di credito cooperativo sono nate con questo spirito solidaristico, e se non avessimo questa coesione anche diciamo come obiettivo sociale, se parliamo di coesione, senza le famiglie, senza un rapporto con questa cellula che è fondamentale, le cose sono più difficili. Non faccio battute, però separazioni, divorzi creano problemi anche dal punto di vista economico, ce ne accorgiamo quando poi ci sono mutui. Ma comunque, questa qui è una battuta che faccio, d'altra parte le cose sono così, però noi cerchiamo di favorire in ogni modo, anche con questo piccolo segnale del bonus bebè, la famiglia, che poi è contenta di stare insieme, contenta di essere anche con, in rapporto con la nostra banca. Per oggi è tutto, vi ricordiamo che è possibile seguire questa edizione sul sito fanodiocesitv.it. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci.